sebbene i valsusini, diciamo, come obiettivo fondamentale abbiano quello di difendere le loro case, i loro castagneti, le loro sorgenti d'acqua, in realtà stanno difendendo la ricchezza di tutti, per le ragioni che ho detto prima, perché l'unico modo per assorbire lo spaventoso buco, voragine di debito pubblico che quest'opera provocherà sicuramente, sarà quella appunto di tagliare su quello che sono, diciamo, le cose essenziali per la sopravvivenza di un paese civile e anche su, diciamo, sulle condizioni di vita delle persone. Cioè, è indiscutibile che si taglierà sui servizi pubblici, si taglierà sulla sanità, si taglierà sulle pensioni. Da qualche parte bisogna recuperare i soldi. Voglio dire, in questi giorni, ovviamente tutti sanno quello, o più o meno immaginano di sapere quello che sta accadendo in Grecia. Il governo greco è stato preso in castagna per avere, con dei trucchi contabili, nascosto lo spaventoso incremento del debito pubblico che aveva. Adesso gli stanno però chiedendo i conti e glieli stanno chiedendo in maniera pesantissima. E saranno conseguenze che si abbatteranno su tutti i lavoratori greci. Beh, gli stessi trucchi indecorosi, perché al limite della truffa contabile, li abbiamo fatti noi per sostenere i nostri programmi della TAV, insomma. E prima o poi qualcuno dovrà pagare. Io non credo che pagherà più, né i promotori, né quelli, né Pininfarina, né il presidente della regione Piemonte. Pagheranno tutti gli italiani. È bene che si facciano quattro conti, perché la voragine, insomma, l'entità del buco connesso con la costruzione di quest'opera è spaventosa. Alta velocità.